Innova è uno studio di consulenza formato da diversi professionisti specializzati in diversi settori e con una importante esperienza professionale alle spalle. Gli elementi fondamentali di Innova sono essenzialmente due: la multidisciplinarità, che ci permette di offrire una vasta gamma di servizi alle nostre aziende clienti, come la finanza agevolata, i bandi per le start-up o per le aziende che vogliono investire e crescere, la consulenza fiscale e tributaria. Per quanto riguarda anche la consulenza del lavoro, la ricerca e selezione personale, l'organizzazione e la riorganizzazione dei processi aziendali, politiche di welfare, conciliazione vita-lavoro e consulenza legale. Il secondo elemento caratterizzante è il lavoro in team. Lavorare in team con diversi specialisti ci permette di analizzare le questioni aziendali, da diversi punti di vista. E questo ci permette di raggiungere quelle risposte essenziali che siano anche efficaci ed efficienti. Cerchiamo di diffondere benessere all'interno dei contesti aziendali. L'obiettivo finale è quello di incrementare la produttività aziendale. In questo progetto abbiamo cercato di espandere il concetto di welfare al territorio. L'obiettivo qual era? Era quello di mettere in comunicazione più concreta e pratica la scuola con gli studenti e le aziende e quindi il mondo del lavoro. Innova è presente sul mercato e a disposizione sia del territorio che delle aziende. Abbiamo in prospettiva nuovi progetti che molto probabilmente partiranno da settembre, ma sicuramente vorremmo continuare ancora a collaborare con le scuole, perché lavorare con i ragazzi, insomma, è sempre bello e stimolante. Quindi ringraziamo la dirigente, la professoressa Nunzia Tarantini, i docenti tutor che ci hanno accompagnato in questo percorso, le aziende ospitanti e sicuramente le aziende sponsor che hanno permesso a questi ragazzi di ottenere dei premi su questi progetti realizzati. Stasera si conclude un progetto PON, la filiera agroalimentare, che è stato finanziato appunto con il Fondo Sociale Europeo. È un progetto costituito da due moduli che hanno coinvolto 34 studenti dell'istituto, sia della sede di Corato che della sede di Ruvo di Puglia. E ha visto diversi partner esterni, aziende, enti, che hanno collaborato con la scuola. Ora, questi progetti sono molto importanti per noi, intanto perché stimolano una sana competitività fra i ragazzi, tant'è che sono rivolti alle eccellenze della scuola. E soprattutto perché li mettono in gioco. Questo progetto ha avuto una durata abbastanza ampia, i ragazzi hanno lavorato sia a scuola che in azienda, hanno visitato aziende, si sono interfacciati con attori del nostro contesto locale. È molto importante questo aspetto, questa scuola Altannoia di Corato. Infatti ha fra i suoi corsi di studio non soltanto quelli in amministrazione, finanza e marketing, ma anche il nuovo neonato corso dell'agroalimentare e agroindustria. E quindi questo progetto un po' sposa questa logica di filiera anche dal punto di vista formativo, perché mette insieme le competenze proprie dell'istituto economico, tecnico-economico, con quelle dell'istituto tecnico-tecnologico a cui appartengono i corsi dell'agroalimentare.